Allora, buongiorno. Questa mattina valuterò la possibilità di aprire delle posizioni short sul future DAX per quanto riguarda quello che è il ciclo giornaliero. La situazione di tendenza è quella di un tracy fuso comunque ribassista, in quanto la velocità è comunque sotto l'asse dello zero. Il DNA sembra fittare abbastanza bene. La situazione sul giornaliero è la seguente. Vediamo un attimino se si creano i presupposti per un'operatività short. A dopo. Allora, aggiornamento sulla situazione. Quando, come detto prima, eravamo intorno ai massimi del ciclo, avrei tentato di entrare short. Sono entrato short su questi livelli, su questo primo swing, diciamo, di rialzo, comunque di rialzo sul massimo ciclico del DNA. Su questo workspace un pochettino più dinamico, più tempestivo, sono entrato short su questo praticamente primo massimo, con uno stop sopra su questi livelli, con logicamente il simple fair value che mi indicava dei massimi quasi comunicanti. Poi il mercato ha fatto una finta, è risalito, non mi ha preso lo stop, e alle dovute conferme poi anche non solo del simple fair value, non solo del DNA che teniamo su giornaliero, ma anche delle medie mobili cicliche un poco più dinamiche, ho incrementato la posizione e poi sono uscito poco fa su questi livelli che, insomma, con un rischio rendimento più o meno intorno a 1 a 3, avevo una buona ripartizione dei volumi. Questo è il risultato dell'operazione. Ho preso anche uno stop stamattina, però poi comunque l'operazione è andata abbastanza bene. Vediamo, è interessante vedere adesso la chiusura di questo giornaliero, molto interessante per vedere se effettivamente questa tendenza negativa del tracy, di questo tracy future, verrà o meno confermato anche da diciamo, da un cambio di tendenza dei minimi e massimi giornalieri. Alla prossima!